Ed eccoci qui con il capitano degli AS Uchi che sconfiggono appunto per 7-1 Atletico Le Palme. Allora andiamo a commentare con Cicciu, finalmente ritorno al gol di Mauro Di Mauro. Per voi è stata una gioia oggi con la sua tripletta. Allora, come si è comportato il ragazzo oggi in attacco? No, era fondamentale per noi recuperarlo al centro dell'attacco, la presenza di Mauro è fondamentale per creare spazi. Si è visto, ha sbloccato la partita, ha incanalato la partita su un binario favorevole per noi ed è stato molto più facile. Ecco, la squadra comunque ha sempre ruotato bene, nonostante la prima di campionato appunto avete incontrato una delle favorite del torneo, il Barriera, e avete tenuto comunque un primo tempo sullo 0-0, poi ovviamente l'assenza del portiere e Mauro Di Mauro, subito non più in attacco ma in porta, vi ha forse penalizzati. Come detto precedentemente, la volta scorsa era la prima volta che giocavamo tutti insieme, quindi comunque non era facile. Ancora oggi non si è visto tanto gioco, si è vista comunque tanta voglia e comunque siamo riusciti a sopperire quella che era la mancanza del gioco con comunque una buona prova da parte di tutti come volontà e impegno, quindi siamo soddisfatti del risultato e della prova dei singoli. Ecco, forse troppo turnover, per questo si sono visti molti giochi individuali. Sì, ma siamo a inizio stagione, per chi fa sport comunque anche a inizio di preparazione, siamo tutti carichi di lavoro, non è facile comunque correre, una rosa ampia fa sempre bene, se da un lato diciamo toglie un inquadramento della squadra da un punto di vista tattico, dall'altro lato fa recuperare fiato a tutti e questo è importante. Ecco, viste le tante individualità, chi è secondo te colui che spicca nella vostra squadra? Oggi una menzione di merito anche per il portiere, che comunque è stato decisivo su 2-3 interventi, ha rafforzato quella che è la difesa. Giocare in questo campo senza portiere, come abbiamo fatto la volta scorsa, è molto penalizzante. Quindi anche se non si è visto molto, e anche per il risultato, ha fatto 2-3 parate decisive che sono state importanti alla luce del risultato del tempo. Bene, grazie Cicciolo, ti lasciamo andare visto che hai troppi impegni.